in una situazione normale è una consuetudine normale aprire l'anno scolastico, perché tutti a settembre tutti gli anni noi abbiamo questo momento importante, e però quest'anno non possiamo che essere emozionati, trepidanti per questa nuova avventura che riparte. E per queste terre la scuola e la ricostruzione delle scuole è stata nel concreto, nel vivo della nostra vita, simbolo di rinascita e di riscatto per tutte le nostre comunità. E ricordo a tutti che il 17 di settembre dell'anno scorso si riaprirono tutte le scuole, quindi praticamente a metà di ottobre, inizio novembre, tutte le scuole avevano strutture nuove. Ricostruire, riaprire le scuole era l'elemento di forza che ridavamo alla nostra gente. Riaprire la scuola è stata anche una sfida, ma anche consapevolezza che è così che si rende fertile il terreno dove si costruisce il nostro futuro. E io credo che deve essere la sfida e la preoccupazione di tutta la comunità indicare, essere consapevoli che la scuola è il tesoro che abbiamo da far crescere, perché è quel tesoro che farà crescere poi la società. Bene, le istituzioni sono state a disposizione, io credo che anche questo è stato un messaggio fortissimo che è uscito da quella sfida, e cioè che solo assieme le istituzioni potevano cogliere e portare a termine quella sfida. Ma c'è stato anche l'impegno dei dirigenti, c'è stato l'impegno degli insegnanti. Io ricordo per esempio che in quei giorni, dal 17 di settembre in poi, furono fatte eccezionali sperimentazioni. E qui credo che vada prima di tutto a merito dei presidi, dei dirigenti, degli insegnanti, aver colto quell'occasione che era formidabile. E poi naturalmente gli insegnanti, dicevo, che a cui abbiamo chiesto allora e chiediamo anche adesso una grande responsabilità, perché hanno la responsabilità di formare, ma anche assieme a tutti gli altri soggetti pubblici della nostra comunità di educare i nostri ragazzi. Abbiamo questo tutti assieme, questa grande responsabilità, e una parte importante di questa responsabilità è sulle spalle degli insegnanti. Agli studenti, a cui chiediamo di avere, io dico, la leggerezza da una parte, perché è la leggerezza dei giovani, ma anche il coraggio di mettersi in gioco con serenità, perché la scuola deve essere luogo di serenità, luogo in cui si guarda alle cose da fare con leggerezza, come dicevo prima, perché è il modo di crescere, è l'involucro in cui, lo spazio in cui si cresce. E anche, dicevo, mettersi in gioco con serenità e percorrere un percorso di cittadinanza e di protagonismo dei prossimi anni, perché è vostra la responsabilità di condurre, dico ai ragazzi e ai giovani, questa società fuori dalle difficoltà che sta vivendo adesso. Proprio dai ragazzi io vorrei chiudere con un ragionamento, che è questo. Io vedo tutti gli anni, all'inizio, quando si aprono le scuole, ci sono alcune polemiche. Una è quella della presenza degli stranieri nelle nostre scuole. Io credo che non ci sono stranieri nelle nostre scuole, perché un ragazzo che entra in una scuola diventa automaticamente un cittadino italiano, è un cittadino italiano. Quando gli studenti entrano nel sistema scolastico sono, ripeto, italiani, sono tutti parte fondamentale di un'istituzione che dà di per sé la nazionalità, per ciò che fa e per la sua missione, che è quella di far crescere dei cittadini italiani.
Io capisco i problemi, che questo non vuol dire nasconderli, vuol dire essere consapevoli che nelle scuole italiane ci sono, ripeto, solo ragazzi italiani. Un paese che ha bisogno di nuove energie, di nuovi stimoli, di nuove potenzialità non può che ragionare in questi termini. Ripeto, la scuola è e deve essere una istituzione la più inclusiva delle istituzioni. Ed è l'istituzione che ha più responsabilità nell'integrazione, nella formazione, nell'educazione dei cittadini. E questi sono i cittadini italiani che avremo fra qualche anno e quindi, ripeto, questi ragazzi sono tutti italiani. Grazie.